Johnson va a scambiare ancora all'altezza della linea dell'out, poi dall'indietro per Gerrard, ancora per Johnson che riesce a tenere in campo il pallone, poi Parker smista per Welbeck. Parker, la conclusione, deve andare Isaacson in tuffo con una mano a respingere un pallone che era ottimamente indirizzato su Martin Olsson, che poi va a spazzare in avanti un pallone che viene però recuperato ancora da Gerrard, che se lo porta sulla destra. Gerrard alza la testa, poi effettua una cross, il colpo di testa alla rete, che roll, l'Inghilterra in avvantaggio, 22esimo minuto, strepitoso lancio di Gerrard, impatto di testa di Carroll, battuto Isaacson, 22esimo, Svezia 0, Inghilterra 1, gol quindi il primo negli europei di Andy Carroll, attaccante del Liverpool, ed esultano i giocatori inglesi. Diciamo la verità, l'Inghilterra in ultima fase si era portata abbastanza più spesso in avanti, la Svezia aveva cercato di mettere paura all'inizio alla nazionale inglese. Ma poi c'era stata la conclusione di Parker, c'era stata l'Inghilterra sempre più presente nella metà campo svedese, e poi questo gol molto bello dal punto di vista stilistico, in quanto c'è stato un lancio dalla tre quarti di Gerrard impeccabile per il colpo di testa di Carroll che ha dato a battere Isaacson, e quindi l'Inghilterra è in vantaggio sulla Svezia, 4 contro 4. Ibrahimovic questa volta accelera, si porta il pallone sul destro, poi sul sinistro. Ibrahimovic prova a calciare, deviazione, Hart va a bloccare, e Ibrahimovic quando vuole è un giocatore superiore, e ovviamente non lo scopriamo noi. Johnson preferisce però allargare il gioco dove c'è Parker. Parker nel cerchio di centrocampo, mantiene la possesso palla e poi va a servire ancora per Ashley Cole di prima, lo scatto di Young che entra in area di rigore. Young, primo palo esterno della rete, si è attardato Young, che era stato perfettamente servito da Cole, ancora nella zona di Johnson che sbaglia il controllo. Ibrahimovic gli prende palla, va via Ibrahimovic, punta l'area di rigore, il Mander cerca di allargarsi, Ibrahimovic tocca per Elm limite dell'area, il sinistro, e il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Poi c'è Ibrahimovic, parte lui, e il destro, palla che va in sulla barriera, ancora Ibrahimovic che va in sforbiciata, va a servire un compagno e c'è il pareggio della Svezia, il pareggio della Svezia con Ibrahimovic che è andato a servire Melberg, il giocatore che ha segnato, e quindi l'ex juventino si trova un pallone in area di rigore e va a calciare, servito da Ibrahimovic. Si dice i due siano rivali, c'è stato un grosso abbraccio tra i due, Ibrahimovic e Melberg. Gol quasi fortuito quello della Svezia, con Melberg al quarto minuto, primo gol per questo europeo per Melberg, il recordman di presenze nelle fasi finali degli europei della Svezia. In pratica sulla punizione non è scattata la trappola del fuorigioco, in quanto Johnson anziché andare in avanti è rimasto indietro. Ibrahimovic con una sforbiciata, c'è stata qualche timida protesta dei difensori inglesi per l'intervento di Ibrahimovic, secondo loro in gioco pericoloso. Ibrahimovic è riuscito, svirgolando il pallone, a servire casualmente Melberg, che a quel punto si è trovato solo davanti alla portiere Hart, ha calciato pallone sul palo interno ed è stato vano il tentativo di Johnson di spazzare. Alla quarta minuto, situazione di nuovo di parità, segna Melberg, ex giocatore della Juventus. Svezia 1, Inghilterra 1 qui a Kiev, e c'è la Svezia che si porta in avvantaggio. 13esimo minuto, incredibile, ancora Melberg colpisce di testa su una punizione dalla tre quarti ed è via alle spalle di Hart. Situazione ribaltata quando non se lo aspettava nessuno. Svezia 2, Inghilterra 1, doppietta di Olof Melberg, protagonista assoluto della serata. C'è stata una punizione della tre quarti scaturita da un fallo di Milner ai danni di Martin Olsson, e questo è costato il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo dell'inglese Milner. La punizione è stata battuta dalla tre quarti da Svensson, il pallone è arrivato sul secondo palo colpevole, ancora una volta la difesa inglese che ha lasciato colpire di testa Melberg, che ci è arrivato, ha deviato e ha segnato il gol del 2-1. Uno di piede, uno di testa, Svezia che ribalta, ancora Ibrahimovic mette un pallone in aria, c'è il tentativo di Elm che rimette ancora al centro, non ha seguito l'attacco svedese, può ripartire la nazionale in maglia gialla. Elmander, va Ibrahimovic a sovrapporsi, Elmander lo serve, Ibrahimovic entra in aria, un treno, Ibrahimovic, parata di Hart, il pallonetto di Ibrahimovic anche contrastato dal recupero su di lui da parte di Johnson, la parata di Hart, calcio d'angolo dalla sinistra, va alla rincorsa, ancora Welbeck che mette il pallone in aria, il colpo di testa a liberare del solito Melberg, il recupero, prova la conclusione, rete, il pareggio dell'Inghilterra, il gol è di
Walcott, ingannato Isaacson al 18esimo, situazione di nuovo di parità, primo pallone toccato da Theo Walcott, giocatore messo in campo da Roy Hodgson pochi minuti fa al posto di Milner. Walcott ha calciato con il destro, Martin Olson vince un contrasto, giocano entrambi in Inghilterra, i due Olson della Svezia, bravissimo Martin Olson, entra in aria, conclusione, palla al lato da parte di Karlstrom, servito da una splendida discesa di Martin Olson che è mai passato in mezzo a due avversari, è entrato in area di rigore, ha alzato la testa, ha visto che era meglio posizionato Karlstrom, ma l'ha servito forse troppo precipitoso Karlstrom, che ha calciato con il destro. Ibrahimovic, limite dell'area, destro, deviazione di Hart al volo che va a mettere il pallone in angolo, altro Ibrahimovic in questo secondo tempo, prodezza di Hart sul destro di Ibrahimovic che questa volta, seppur a mezz'aria, era indirizzato nell'angolo alla destra del portiere, smanacciata di Hart che salva la sua porta. Gerrard sulla destra ancora per la discesa di Johnson, Johnson va ad accentrarsi per Walcott, limite dell'area, Walcott ci entra, Walcott, Walcott supera un avversario, rimette al centro, deviazione, rete, Inghilterra in avvantaggio, ha segnato Welbeck che è andato a girare quasi in mezza rovesciata, una splendida azione di Walcott, decisiva la mossa di Roy Hodgson che ha tolto Milner per Walcott e va a segnare Welbeck per il 3-2, per il nuovo vantaggio dell'Inghilterra. Splendida azione di Walcott che si prende gran parte del merito di questo gol, rimette il pallone al centro, a quel punto Welbeck spalla la porta ma dentro l'area piccola, ha solamente deviato il pallone che è andato a insaccarsi alle spalle di Isaacson e quindi segna anche Welbeck. 3-2 per l'Inghilterra sulla Svezia, secondo tempo dalle emozioni fortissime, ribadiamo ancora il tabellino, l'Inghilterra era andata in vantaggio nel primo tempo al 22esimo con un colpo di testa di Carroll, nel secondo tempo succede di tutto, al quarto pareggia Melberg, al 17esimo ancora Melberg porta addirittura in vantaggio la Svezia, al 19esimo il pari di Walcott e adesso al 32esimo Welbeck per il gol del 3-2, il nuovo vantaggio dell'Inghilterra. Secondo tempo bellissimo all'Olimpischi di Kiev, ancora la Svezia che mantiene la possesso palla, la possibilità del contropiede inglese, Carroll tiene bene palla e fa proseguire ancora Gerrard, poi lascia Walcott, sempre lui, entra in aria Walcott, l'assist Gerrard, miracolo di Isaacson che va a compiere una parata strepitosa, ce l'ha con Gerrard perché anche sul 2-1 per la Svezia riuscì a mettere in angolo un colpo di testa ravvicinato del capitano inglese, qui Gerrard a colpo sicuro e con le manone Isaacson, portiere alto 1,99, tutti guardano, scomina il fischietto, si avvicina alla bocca e il 94esimo, il triplice fischio dell'arbitro sloveno, l'Inghilterra batte la Svezia per 3-2 ed elimina gli scandinavi dall'europeo, classifica del gruppo D, Inghilterra e Francia 4 punti, Ucraina 3, Svezia 0, Svezia che non può più raggiungere i primi due posti.